Terzo, l'inferno. Vedete che andiamo in velocità, no? Vi faccio addormentare? No, allora avanti. Il Papa Benedetto XVI l'anno scorso, parlando in una delle parrocchie romane, ha detto queste parole: per quanti continuano a peccare senza mostrare nessuna forma di pentimento, la prospettiva è la dannazione eterna, l'inferno, perché l'attaccamento al peccato può condurci al fallimento della nostra esistenza. Io dico sempre: se noi ci salviamo l'anima, anche se tutto sia andato storto, la nostra vita è un grande successo. Se noi ci danniamo l'anima, anche se tutto sia andato dritto, la nostra vita è un fallimento irrimediabile. Continua il Papa. È il tragico destino che spetta chi vive nel peccato senza invocare Dio. Solo il perdono divino ci dà la forza di resistere al male e non peccare più. Gesù è venuto per dirci che ci vuole tutti in paradiso e che l'inferno, del quale poco si parla in questo nostro tempo, esiste ed è eterno per quanti chiudono il cuore al suo amore. Così ci dice il Papa, e le parole del Papa sapete che valore hanno. Quando parla di materia, di dottrina e di fede, è infallibile, molto più che sono tutte parole contenute direttamente nella Bibbia. L'inferno c'è, è eterno. Chi muore in peccato nel mortale ci va e non ne esce mai più. Non ne esce mai più. Ho suggerito forse una volta quella frase che Miriana, quella delle fanciulle di Fatima, aveva chiesto alla Madonna: ma se un dannato si pentisse, Dio non potrebbe prenderlo e dall'inferno metterlo in paradiso? E la Madonna ha detto: oh sì, Dio potrebbe, ma sono loro che non vogliono. Ogni volta che ho chiesto a un demonio: ma tu, se potessi tornare indietro, cosa faresti? Sempre mi ha ridetto: farei la stessa cosa. E guardate l'orgoglio. Una volta un demonio mi ha detto: farei la stessa scelta. Ma non capisci che io ho avuto il coraggio di ribellarmi a Dio? E quindi questo vuol dire che io sono superiore a Dio? Quando uno ha questa superbia, questo orgoglio di ritenersi superiore a Dio, che l'ha creato da niente, perché disubbidisci a Dio? Voi capite che per questo non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Ancora, il nuovo catechismo risponde alla domanda: come si concilia l'esistenza eterna dell'inferno con l'infinita misericordia di Dio? Tanti non credono all'inferno eterno, Dio è misericordioso. È impossibile che mandi tutti all'inferno per tutta l'eternità. Addirittura ho incontrato di quelli che pregano per Satana perché si converte e vada in paradiso. Ma guardate se sono scemi. Ma guardate se sono scemi. Come si concilia l'esistenza dell'inferno con l'infinita misericordia di Dio? E il catechismo risponde: Dio, pur volendo che tutti abbiano modo di pentirsi, tuttavia, avendo creato l'uomo libero e responsabile, rispetta le sue decisioni. Pertanto è l'uomo stesso che in piena autonomia si esclude volontariamente dalla comunione con Dio se fino al momento della propria morte persiste nel peccato mortale rifiutando l'amore misericordioso di Dio. Uno rifiuta la misericordia di Dio, non è Dio che manda all'inferno, è uno che ci va con le sue gambe. Anzi, al mio grande maestro Padre Candido, una volta il Signore permette che il demonio ci dia delle lezioni. Guardate che lezione ci ha dato. Lui... Veloce. Non si sente niente. Di là, di là. Qua.
Dove? Da che parte non si sente niente? No, ho perso la carta di credito, cosa sono perso di ciò. Veloce. Abbiamo trovato una carta di credito, San Paolo, di Gesino Paolo, è qui? Comunque... Sì, è in fondo, okay, alzato la mano. Venga a prendersi la carta di credito, se no gliela prendo io e rubo tutto quello che c'è dentro. Grazie.